should settle down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave the things I didn't give to you. Old friend, why you so shy? And like you to hold back or I from a lie. I hate to turn up all the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I hope to see my face and bet you'll be reminded, but for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I bet. I remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Ben ritrovati alle Cantine di Platone, siamo al nostro quarto appuntamento della settimana con la cultura. Questa settimana nel nostro salottino ci è venuta a trovare una donna, una giovanissima donna, e ho il piacere di presentarvi Sara Fantini. Ciao Sara. Ciao. E ben ritrovata. Questi giorni chi ci ha seguito ha avuto la possibilità di avere un piccolo assaggio del mondo che c'è dietro questa giovanissima ragazza, e vorrei spezzare una lancia a favore appunto dei ragazzi di questa nuova generazione degli anni 2000, perché generalmente si dice, no, che i giovani d'oggi sono, lo dicevano sempre, anche quando avevo io 15 anni o 20 anni lo dicevano. Però voglio spezzare una lancia a favore veramente di questa nuova generazione, no? Perché adesso gli smartphone, internet, l'avvento del digitale, si dice che le nuove generazioni sono meno propense all'introspezione, alla riflessione. Invece lei, Sara Fantini, è veramente un esempio di come non è vero che poi questa nuova tecnologia o comunque l'avvento di tutto, di social media eccetera, possa portare fuori strada i giovani da un punto di vista spirituale, quindi volevo appunto, ci tenevo a dire questo. Gocce di pioggia è il libro che viene a presentarci qui Sara, e in questi giorni ne abbiamo parlato del suo significato che c'è all'interno. Questo libro nasce da un quesito che è appunto: che cos'è la felicità e che significati ha poi, che significati hanno i percorsi che si possono intraprendere per la ricerca della felicità. È una favola, quindi ha uno stile narrativo favolistico, adatto quindi sia a un pubblico più giovane che a un pubblico ovviamente adulto. Oggi mi volevo un attimino soffermare un po' sulle tue passioni, che poi sono anche un po' correlate a questo libro. Tu dici che nel tuo libro, questo libro può essere letto in maniera cristiana, nel senso che si presta ad una visione cristiana della ricerca della felicità, ma anche a una visione atea. Dal punto di vista cristiano, come viene affrontato il tema della ricerca della felicità, e anche poi dal punto di vista ateo, o comunque non di fede in un certo senso? Dal punto di vista cristiano sicuramente probabilmente la centralità ce l'ha questa figura particolare che si incontrerà nell'ultimo capitolo, del viaggiatore, e in particolare il viaggiatore, ma soprattutto del viandante. Uh-huh. Cioè questa goccia di pioggia, e soprattutto perché la forma della goccia di pioggia? La goccia di pioggia è innanzitutto una goccia, quindi qualcosa di piccolo che riesce a stare nel nostro cuore, che noi dobbiamo ricercare nel nostro cuore, quindi qualcosa che è già presente in noi. E ha la forma appunto fluida, e nel libro c'è scritto: questa goccia di pioggia non è troppo piccola da non sentire, da non suscitare qualcosa in noi, che è questa ricerca, né talmente grande da strabordare e uscire e abbandonarci. È un po' una figura cristiana, proprio per questo pizzico di bene, per questa bontà che ovviamente il Creatore, cioè Dio, ha messo in ognuno di noi. Questa è una ricerca cristiana proprio per capire che Dio, in questo caso appunto una visione cristiana,
che Dio è sempre con noi. Dio ci ha creato per questo motivo, per la felicità, ci ha creato per un bene che è Lui, per arrivare a Lui. E invece dal punto di vista ateo, come si inserisce la ricerca della felicità all'interno del tuo racconto? Beh, la ricerca della felicità è sicuramente un tema che è comune a tutti gli esseri umani, è proprio infatti lo dicevamo, tema, no? È un tema universale. Esatto, in un tema certo universale. Senso. E questa goccia di pioggia, se non lo si vuole prendere appunto come a livello di Dio, insomma a livello di Cristo che mette questa goccia di pioggia, è però qualcosa che noi sentiamo, che noi percepiamo, quindi qualcosa di presente, di realistico, qualcosa che poi ci muove. Questa è la ricerca dal punto di vista ateo, ma comunque dal punto di vista umano. Cioè, c'è sempre alla base dell'umanità qualcosa che ci permette di camminare. Nel momento in cui noi siamo statici, nel momento in cui noi ci ripieghiamo in noi stessi, sembra quasi che l'umanità debba finire, cioè la nostra umanità e anche nel senso del mondo intero debba avere fine. E perché volevo parlare di questo? Perché in realtà nella tua descrizione, nel racconto di te stessa, tu dici che sono tre fondamentalmente i tuoi pilastri importanti. Da una parte c'è la famiglia, poi c'è la chiesa, la scuola e anche la scrittura. Quindi il secondo scompartimento, diciamo, della tua vita è appunto la chiesa. E tu dici intesa non solo come istituzione in cui sono attivamente impegnata, ma soprattutto come vita di fede, una fede attiva in quelli che sono i servizi alla mia comunità. Il servizio che amo di più è quello della catechesi, di iniziazione cristiana. Infatti sei appunto catechista. Ti occupi particolarmente di fare catechismo ad un bambino autistico. Esatto, sì. Ma più in generale sei a contatto con bambini della comunità ecclesiale e scolastiche che appunto frequenti. Esatto. Quindi nella tua vita è presente questa fede molto forte che ovviamente permea tutti gli aspetti del tuo essere, e in questo libro ovviamente ritroviamo questo aspetto in te molto, molto forte. Che cos'è per te la spiritualità e come vivi questa fede? Diciamo che appunto la mia fede si esprime in questi due aspetti, un aspetto di praticità, che è appunto quello di fare servizio pratico alla mia comunità diocesana, parrocchiale, quindi attraverso il catechismo, attraverso varie attività. E poi c'è un aspetto sicuramente più personale, più intimo, che però si rispecchia appunto in questo libro, ma si rispecchia anche in tutte le varie poesie, in tutte le varie narrazioni che io produco. Cioè, non è qualcosa che io mi sento come un vestito sopra la mia pelle. Io faccio sempre questa metafora. Non è come qualcosa che al di fuori, sì, che mi appartiene, ma che poi ogni tanto metto via perché è più comodo oppure perché è meno pesante. È proprio qualcosa che è dentro, neanche come una seconda pelle. Proprio qualcosa che è alla base del mio essere. Cioè, la fede, la spiritualità. Sono io questa fede, questa spiritualità. Mi piace molto una canzone, una canzone liturgica che ogni tanto facciamo a messa, che dice: una scia di luce lascerai. Mi piace questa immagine che le persone che seguono Cristo riescono in un qualche modo a lasciare, o provano a lasciare, questa scia di luce dietro di loro. Cioè Cristo è in noi, noi lo seguiamo e grazie a Lui riusciamo a far capire anche agli altri che siamo di qualcuno, apparteniamo a qualcuno. Questo è anche un po' probabilmente il senso di essere cristiani. È un messaggio quindi di speranza, esatto. Come poi è anche un po' il tuo libro, no? Sì. La speranza appunto di poter veramente realizzare la propria felicità, che poi per felicità ovviamente non parliamo soltanto di una felicità effimera o comunque fine a se stessa, parliamo di una completezza, di un equilibrio interiore che appunto possa prendere tutti gli ambiti della nostra vita, affettivi, lavorativi e personali. Sì, della felicità con la F maiuscola. Certo, certo. E poi c'è un altro aspetto della tua vita molto importante che è la formazione, esatto. Sia perché comunque sei ancora studentessa, appunto giovanissima, quasi in procinto di laurearti, ma anche perché leggevo nella tua descrizione che una tua grandissima propensione e un obiettivo che tu hai per il futuro,
oltre ovviamente a quello di fare della scrittura veramente la tua professione, mm-hmm. anche se insomma hai già gettato i semi affinché questo si realizzi, sicuramente uno dei tuoi obiettivi è quello di poter insegnare, e tu in un certo senso già lo fai, perché esatto, appunto essendo sì. educatrice, come si inserisce questa tua passione, come nasce e quali sono i tuoi progetti per il tuo futuro, come ti vedi un po' nella tua vita? Sì, indubbiamente da una parte porto sempre avanti questa professione ormai diventata tale della scrittura, però ho avuto talmente dei modelli talmente importanti di insegnanti che mi hanno trasmesso non solo l'amore, il piacere per la letteratura, ma proprio anche il piacere di trasmettere quello che io ho imparato ad altri ragazzi. E quest'anno tra l'altro ho fatto anche lo stage proprio ai licei, quindi è proprio qualcosa che io voglio portare avanti e che vedo come una professione non solo possibile, ma anche che da una parte mi permette di ricevere. È una missione, esatto. No? Anche perché in teoria dovrebbe essere questo, no? Perché purtroppo c'è da dire, senza far polemica, però si vede molto spesso nella nostra scuola molti professori che magari hanno scelto e hanno avuto anche la fortuna, perché oggigiorno diventare insegnanti non è facile, hanno avuto magari la fortuna di riuscire ad entrare come insegnanti perché magari quella era l'unica soluzione sì. che potevano trovare, però magari portando con loro delle frustrazioni che poi versano anche nei confronti degli studenti. Invece il mestiere dell'insegnante è un mestiere che è una missione, no? Come quella sì, appunto sì. Anche del sacerdote, no? Perché è una professione in cui bisogna dare e prima di tutto bisogna essere per poter dare, per cui se non sei come fai, no? a dare sì. qualcosa? Io ho ricevuto tanto e quindi sono sicura che insomma quel tanto che ho ricevuto, almeno un po' io riuscirò a darlo ai ragazzi, ai bambini. Questo è molto importante per me, molto. Ma questo una cosa lo si vede, molto. Lo si legge nei tuoi occhi, quindi insomma noi te lo auguriamo. E, un'altra cosa, anzi, il nostro tempo in realtà è quasi terminato, quindi ci lasciamo con questa riflessione appunto sulla tua fede, sulla tua missione anche nei confronti dei giovani. E noi domani continueremo il nostro discorso con Sara Fantini. Vi ricordo il titolo del nostro libro, Gocce di pioggia, e ne parleremo ancora domani per l'ultima puntata. Io ti ringrazio, grazie. Lascio ad Isa il compito di concludere in musica e poi ascolteremo un altro pezzo tratto da questo libro. A domani con le cantine di Platone. Sento il bisogno di fuggire da quel peso che mi opprime e che lascia solo stanze vuote nei miei pensieri, voragini di sogni espressi mai. Come la pioggia, rapisco tutte le malinconie. Se fossi aria che accende ogni colore e poi va via, lontano, lontano, come la pioggia è. La pioggia. Rapisco tutte le malinconie, lontano, lontano. Sono frammenti di parole sepolte lì. Non ricordava più cos'era successo e chi era stata a donargli la bellezza. Riflette a lungo su quelle domande, cercando una risposta nei suoi ricordi annebbiati.
ma le curve morbide e fluenti del corpo della gazzella, ogni volta che sentiva riavvicinarsi alle risposte, lo riportavano lontano da esse. Saranno stati i fumi colorati, la magia del posto, quella bellissima gazzella. Ma successe che Obnigon perse la propria strada e, dimenticandosi della sua piccola amica e del suo grande viaggio, seguì la giovane gazzella. Obnigon non si ricordò di nulla, neanche quando l'animale lo prese per mano e lo portò a fargli conoscere altre giovani gazzelle. Quante volte lui e Aura si erano dati la mano, ma tutto sfumò via. Intanto la piccola Aura si svegliò di soprassalto, colta da un brutto presentimento. Si accorse che vicino a lei non c'era più Obnigon e così provò a chiamarlo.